Il laser a diodi di Dottor Smile D30 è un 30 watt a diodi con lunghezza d'onda di 810 nanometri, munito di manipolo multifunzione per applicazioni dermatologiche, vascolari e per biostimolazione antalgica. Per il fotoringiovanimento usiamo il manipolo dermatologico a contatto, che vedete appunto in questo momento, impostando ad 1 Hz con taglio frequenziato 100 millisecondi time on e 900 millisecondi time off, e con fluenze che vanno dai 30 joule per centimetro quadrato a 10 watt fino a 47 joule per centimetro quadrato a 15 watt. Il trattamento è finalizzato a rinnovare in profondità l'epidermide senza denaturare l'area bersaglio, bensì stimolandola. Le variazioni tessutali indotte dall'impulso laser giustificano l'impiego della metodica del fotoringiovanimento in un'ampia gamma di indicazioni estetiche. Con il laser, infatti, possiamo attenuare le cosiddette rughe d'espressione, le glabellari, le frontali, i solchi nasolabiali. L'attenuazione di cicatrici chirurgiche, acneiche e da esiti di patologie infettive. Il laser a diodi permette un'adeguata stimolazione dei fibroblasti con rimodellamento del collagene e dell'elastina. L'applicazione a contatto continuo con la cute è utile anche per ripristinare il microcircolo della fitta rete capillare dermica, la quale determina un netto rilassamento del tessuto di sostegno. Ecco, vediamo come si applica questo manipolo. Ecco gli spot di 1 Hz cada uno. Col manipolo, ecco, seguiamo l'andamento delle rughe che stiamo trattando. In questo momento, appunto, stiamo trattando le rughe frontali. Il paziente sentirà una netta sensazione di calore. Ma del tutto sopportabile. Ecco che ci spostiamo alle cosiddette zampe di gallina ed irradiamo con spot singoli tutta la zona. Adesso seguiamo il solco nasolabiale destro. E il solco nasolabiale sinistro. Questo filmato naturalmente è a scopo esemplificativo, ma ogni applicazione dovrà durare almeno 10 minuti. E adesso ci spostiamo nella zona del cosiddetto codice a barre. Si cerca di irradiare l'intera zona. Dal notare zone di iperemia locale residue al nostro intervento. Una volta fidelizzato, il paziente tornerà da noi, magari per curare altri inestetismi presenti sul suo viso.